Questo è il meteo del Grest. Durante la prima settimana, un muco ha sussato a lungo sulla nostra chiesa, portando una ventata di aria fresca. Saranno sempre gli stessi alieni che avevano buttato via Elena? Durante la seconda settimana, la nave aliena ha rilasciato nel nostro laboratorio sostanze liquide non ancora identificate. Nella terza settimana l'UFO si è dovuto assentare per alcuni giorni per fare il rifornimento, lasciando apparire il sole che ci ha illuminato tutta la settimana. Quarta settimana. Secondo gli ultimi aggiornamenti, gli alieni se ne andranno venerdì 8 luglio. Stop.